È la terza edizione di Rghiro, la manifestazione che si corre a Piana di Rapagnano. Rghiro è la randonea alla scoperta dell'entroterra marchigiano e dei Monti Sibillini, che toccherà ben tre province, Fermo, Macerata e Ascoli Piceno. Rghiro, in dialetto fermano, sta per torno indietro, e ha anche una forte assonanza però con l'inglese ero, ovvero sia eroe. Chi naturalmente avrà voglia di pedalare avrà tre percorsi per quanto riguarda questa manifestazione organizzata dalla SD Rghiro. Si svolge a Piana di Rapagnano, un randonnée di 200 km, dicevamo, nel cuore dei Sibillini, che ha anche l'alto patrocinio dei comuni di Rapagnano, Montefalcone Appennino, Monte Monaco, Amandola, Santa Vittoria e Matenano, Monte Leone di Fermo, San Ginesio e Bolognola, e anche il comune di Montegallo. Dunque, tra poco andremo a vedere la partenza alla francese di questa randonnée, 200 km nel cuore dei Sibillini. Quest'anno il centro d'attenzione per quanto riguarda la partenza e l'arrivo è il centro sportivo Nitro a Piane di Rapagnano, e dunque da qui i biker tra poco si muoveranno per quanto riguarda i percorsi. Ma prima di introdurci in quello che sarà la pedalata e i chilometri da disputare, andiamo a sentire le interviste realizzate con Giorgio Vecchiola della Cronobike. Buongiorno a tutti, eccoci alla terza edizione dell'Rghiro, la famosa Rghiro. Come al solito non potremo mancare, perché a noi ci interessa, oltre il giro, il ristoro. E come al solito ho portato il mio giusto, le mie assistenti al femminile, che tirano un po' su il livello dell'Rghiro. Beh, innanzitutto devo dire che le prime due edizioni ottime, vediamo oggi come siete preparati, quindi alla fine daremo il nostro punteggio su, ma sono sicura che come sempre sarà ottimo come le altre due. Vai, lei è un ex professionista. Allora, le altre signore e ragazze si vergognano un po' a essere intervistate, però facciamo. Ho ringiovanito l'ambiente, vedete, portando una ragazza di 21, perché crescendo vado sempre al contrario. E adesso abbiamo il nostro amico Walter, e adesso arriveranno altri amici della squadra, e come al solito in bocca al lupo a tutti e viva l'Rghiro! Quattro dunque saranno i percorsi da affrontare, il primo di 205 km che avrà un dislivello di 4.000 metri, e chi lo porterà a termine riceverà un brevetto randonnée rilasciato direttamente dall'ARI, l'Audax Randonneur Italia. Il percorso lungo misurerà 180 km con un dislivello di 3.000 metri, il medio si pedalerà per 140 km con 2.000 metri di dislivello, mentre il corto misurerà 100 km con un dislivello di 1.000 metri. Sul tracciato sono stati distribuiti ben 7 ristori, e quelle più importanti sono a Monte Monaco, offerto dal ristorante Monti Azzurri, ad Uscemo, offerto dal ristorante Da Carmela, che ha proposto una nuova ricetta di ravioli al pistacchio, a Monteleone di Fermo arriverà l'aperitivo dell'Rghiro, offerto dal ristorante Pizzeria Belvedere Vicolo Cielo, e dalla Coal di Alessandro Ciaffaroni. Vedete la tanta presenza quest'oggi, 190 i partenti in questa terza edizione di Rghiro. Tra poco andremo ad introdurci in quello che sarà il percorso di gara, e davvero lo spettacolo non mancherà di certo, così come vedete la colazione prima della partenza da parte di tutti quanti i partecipanti, che oggi hanno davvero voglia di fare bene nel miglior modo possibile. Vi abbiamo detto dei percorsi, vi abbiamo detto che questa è la terza edizione da parte organizzata da parte di Rghiro in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale. Abbiamo parlato del centro sportivo Nitro, e allora è arrivato il momento a questo punto di andare a vedere le immagini più belle e suggestive di quella che è stata Rghiro 2021 terza edizione. Poi andremo a vedere e a sentire le interviste e a vedere le premiazioni conclusive.
bella pedalata un po' per tutti, all'arrivo sorrisi, scherzi, naturalmente si è scherzato su quella che è stata la manifestazione, ma c'è chi è davvero ha pedalato anche tantissimo, come ad esempio i quattro impavidi, i quattro davvero corridori che oggi hanno fatto un'impresa molto importante, i quattro arditi in mountain bike che hanno pedalato sulla distanza di 200 km come Stefano Ilari, Serafino Bottoni, Tiziano Fusari e Fabio Mancini. Sono iniziate le premiazioni ad un certo punto con il presidente Roberta Senzacqua e poi naturalmente non sono mancate le personalità come il sindaco di Rapagnano Remigio Ceroni e di chi ha riqualificato l'area a livello sportivo come Rosauro Paoloni. E le premiazioni si sono susseguite mentre nella frattempo arrivavano ancora corridori che dovevano completare quello che era il loro tracciato di gara nel miglior modo possibile. A livello di partecipazione il successo è andata alla formazione Marina Picena con 16 partecipanti che ha preceduto Monti Azzurri e Cronobike con 15, ma che ha visto il secondo posto da parte dei Monti Azzurri perché avevano dei corridori e in più, cioè per farvela breve, diciamo come stanno le cose, il secondo posto ottenuto da Monti Azzurri nell'occasione nei confronti di Cronobike è perché Monti Azzurri aveva 8 finisher, 6 invece finisher erano quelli per quanto riguarda invece la formazione della Cronobike. Poi sono arrivati anche i premi speciali, il corridore che è arrivato da più lontano, Ettore Biafora da Gallarate, pensate un po', in provincia di Varese, il ciclista più giovane Gianmario Conti, il ciclista diversamente giovane Sante Falcioni. Sono stati premiati i quattro arditi come abbiamo detto in precedenza, è arrivato anche un premio speciale Sbornia Fissa per Alessio Attorresi di Marina Picena. Poi durante le premiazioni sono arrivati gli ultimi tre, Brandoli, Cerolini e Prenna, e anche loro hanno ricevuto una medaglia in premio da parte degli organizzatori, abbiamo detto Roberta Senzacqua, il presidente del Ghiro, il vice Andrea Gioia e l'ideatore di questa manifestazione, ovvero sia Marco Frattaroli. Dunque la giornata di festa è proseguita nel conviviale dove si sono arrivate le premiazioni, dove sono arrivati i riconoscimenti agli organizzatori che hanno visto quasi 200 partenti al via, segno che il Ghiro nonostante tutto è una manifestazione molto ambita. Già da oggi si continuerà a lavorare per quello che sarà il 2022, ma se il Covid lo scorso anno e anche quest'anno non hanno fermato gli organizzatori è segno che Ghiro vuole crescere nel miglior modo possibile e lo vuole fare attraverso proprio le proposte che ha da fare a tutti quanti i partecipanti, sperando di tirare dentro sempre di più ciclisti e pedalatori provenienti anche da fuori regione. Remigio Ceroni, sindaco di Rapagnano, si è conclusa questa bella manifestazione, questa terza edizione di Ghiro, una randonnée su varie distanze, una festa in pratica del ciclismo che ha visto oggi 190 partenti. Stavo sfogliando proprio l'elenco partenti, ho visto che il più lontano che è arrivato addirittura da Gallarate in provincia di Varese, quindi siamo diventati nazionali, pronti a diventare anche internazionali. È una grande soddisfazione vedere che questa iniziativa partita qualche anno fa un po' così in sordina ha raggiunto livelli davvero importanti. Fa piacere vedere che c'è un'aria nuova, non solo perché è scesa la temperatura, ma perché si riprendono a fare l'attività. Dopo questi 2 anni oramai di pandemia e di fermo di tutte le manifestazioni, si riparte e la partecipazione di oggi significa che la gente vuole di nuovo tornare all'aria aperta, vedersi, incontrarsi e abbracciarsi. Quindi sono davvero felice, devo ringraziare l'organizzazione, mi pare il CSI abbia preso il patrocinio di questa iniziativa, ma soprattutto quelli dell'associazione Nitro che qui hanno fatto un lavoro straordinario, il Comune ha concesso a loro questa area e loro l'hanno trasformata non solo dal punto di vista degli impianti sportivi che hanno realizzato, che sono bellissimi e vedono una grande affluenza di pubblico, ma soprattutto perché hanno creato una squadra di persone che ogni giorno sta qui e ne inventa sempre una, rivivacizzando questa parte del territorio comunale che forse nel passato era un po' spenta.
azienda, quindi io veramente le ringrazio con tutto il cuore e non posso che apprezzare questo clima di armonia, di tranquillità, di collaborazione che si è creato tra un gruppo di persone che stanno facendo davvero un lavoro straordinario. Rosauro Paloni, l'associazione Nitro, questi sono gli impianti sportivi che ha creato, che sta creando, campi da padel e tante altre cose. Oggi però qui è la festa di Righiro, una randonée di ciclismo. Lei che è un appassionato di ciclismo, come l'ha vissuta? 190 partenti. L'ho vissuta male perché dovevo far parte di questa squadra anche io, purtroppo per un impegno non sono potuto venire. Ringrazio l'Argiro che ci ha dato la possibilità di dare lustro a questa struttura che abbiamo creato. Siamo partiti, è una scommessa, con il Bike Park che abbiamo inaugurato a giugno e adesso con questa struttura dei campi da padel che poi sicuramente avrà un seguito nello spazio antistante, per cui è tutta una cosa che dovrà crescere. Dicevamo di questa bella manifestazione, lei che è un appassionato di ciclismo, oggi ha visto 190 pedalatori al via, chiamiamoli così, pedalatori, e possiamo dire bravi a stare nei ristori, non esageriamo, pedalatori bravi, sono partiti stamattina presto alle 6, dalle 6 alle 9 alla francese e hanno onorato nel miglior modo possibile questa manifestazione, considerando che c'è anche di chi è arrivato da Gallarate. Sì, sì, sicuramente è da ringraziare tutte le persone che sono venute da fuori e da ammirare l'organizzazione. Io l'anno scorso l'ho fatta e posso dire che sono impeccabili nell'organizzazione, nei ristori, ma l'ho visto anche dalle persone che sono arrivate tutte contente e soddisfatte dei vari punti di ristoro. Roberto Senzacqua è il presidente di Argiro, oggi terza edizione, tanta partecipazione, tanta voglia di stare insieme, una volta la pioggia, una volta il Covid, quest'anno possiamo dire che tutto è andato nel miglior modo possibile. Sì, quest'anno la terza edizione è stata una bellissima giornata, una bellissima festa. Il tempo è stato a nostro favore, temperatura penso perfetta per andare in bici e niente, la cosa che rende la giornata perfetta è vedere rientrare tutti i partecipanti con il sorriso e che ringraziano soddisfatti della manifestazione. Oggi erano veramente in tanti, il più lontano è arrivato da Gallarate, ma è il territorio che ha risposto nel miglior modo possibile. Sì, il territorio, ringraziamo Nitro che ci ha dato l'opportunità di avere la location partenza ed arrivo e questo ha fatto sì che la manifestazione ha avuto un qualcosa di particolare, raggruppato con musica e tutto aiutato per svolgere al meglio la manifestazione. E poi il nostro territorio Monti Sibillini, che comunque è uno spettacolo, con una giornata come quella di oggi non si può non pedalare sui nostri monti. E cosa ne pensi dei quattro arditi che hanno pedalato 205 km in mountain bike? I quattro arditi hanno fatto veramente un'impresa. Noi eravamo un po' increduli perché fare 205 km e 4000 metri di slivello con una mountain bike è veramente, veramente un'impresa che fa rimanere sbalorditi. Niente, sono stati dei ragazzi veramente formidabili e abbiamo dato loro un piccolo simbolo di riconoscimento, ma sono stati veramente, veramente grandi. Ti ringraziamo infine. Ringraziamo prima cosa tutti gli sponsor, perché senza l'aiuto degli sponsor noi non riusciremo a fare una manifestazione di questo genere. E ringraziamo poi l'amministrazione comunale di Rapagnano, che grazie a loro che ci mettono a disposizione comunque il comune, diciamo, come punto di partenza ed arrivo. E ringraziamo comunque tutti gli enti e soprattutto dobbiamo ringraziare tutto lo staff, tutti i ragazzi che ci aiutano per far sì che questa manifestazione sia precisa sotto ogni punto di vista per tutti i partecipanti, perché senza lo staff noi non riusciremo a fare nulla. Marco Frattaroli dell'Argiro, ovvero sia il cuore pulsante di questa manifestazione, così ci ha detto il presidente Roberto Senzacqua, oggi davvero non poteva andare meglio. Dicevamo, una volta piove, una volta c'è il Covid, stavolta invece con il Covid che ancora c'è, ma senza la pioggia, Ghiro ha fatto boom. Ha fatto boom e siamo stati contenti della giornata, dei partecipanti,
Sicuramente già il presidente avrà ringraziato gli sponsor, l'amministrazione, eccetera, eccetera. Io non li ringrazio, gli sponsor, perché sono tutti amici, non sono sponsor. Cioè, tant'è vero che la maggior parte degli sponsor, chi pedalava, chi faceva il servizio dello staff, quindi non è un'associazione che si avvale dello sponsor o dell'associazione, ma è un gruppo d'amici. Si fa casino, si ride, si scherza. Bellissima giornata. Però oggi sei contento, vediamo il sorriso. Sì, perché non c'è stata una caduta, non c'è stata una bicicletta rotta stamattina, l'ho riportato giù, il ragazzo si è divertito come un matto qua all'arrivo. Come si sono comportati i ciclisti sui ristori che erano favolosi? Beh, i ristori dell'Arghiro, inutile spendere altre parole, perché sono, a parte che i più grandi sono offerti da Ruggero, dai Monti Azzurri, da Carmela, Liliana, che è il ristorante da Carmela a Ucerno, e il terzo, uno dei tre più importanti, è a Monteleone, che è offerto quest'anno da Vicolo Cielo, dal ristorante Belvedere e da Alessandro Ciaffoni, che è un nostro amico che ha un alimentari a Monteleone. I ciclisti, cioè la loro meta non è l'arrivo, ma è l'arrivo a questi ristori, quindi tutto perfetto. Allora, contento, soddisfatto. Oggi si festeggia, da domani però si comincia a pensare a quello che sarà già il futuro di una manifestazione in crescita, e non era facile considerando quello che ha dovuto patire in questi 3 anni con il Covid, con il maltempo e con tante altre cose. Infatti già stasera abbiamo raccolto dei consigli, delle migliorie da poter portare alla prossima edizione. E lo faremo. Lo faremo. I consigli si prendono, si accettano, dopo vediamo. Ecco, da domani torneremo a pensare al Ghiro. Da domani testa bassa per il 2022. Andrea Gioia, il vicepresidente del Ghiro. Una bella giornata oggi, 190 partenti. Stavolta non c'è stata la pioggia. Il Covid c'è, ma l'avete affrontato bene rispetto all'anno scorso. Una giornata di festa, perché possiamo dire numeri importanti al terzo anno. Non è facile mai aspettarseli. Una giornata favolosa, stupendo, sole e temperature eccezionali per pedalare tutta la giornata, è stata una grandissima festa, le persone sono ritornate all'arrivo super soddisfatte, ma quello che ci ha fatto più piacere è che, come hai detto tu, su 190 partenti, 120 persone hanno concluso il giro completo dell'Arghiro, che è 205 km con 4.000 metri di slivello, perché il vero obiettivo di chi partecipa al giro è riuscire a completare tutto il percorso, magari 30 km alla volta. Gli step sono ogni 30 km ogni ristoro, ecco. L'hanno fatto anche in mountain bike, questo accresce ancora di più l'interesse della manifestazione. Esatto, ci sono stati 4 eroi fantastici che hanno portato a termine i 205 km in mountain bike. Sono stati fantastici, che dire. Adesso le aspettative crescono, è chiaro, oggi si festeggia, ma da domani si pensa già al futuro. Le aspettative crescono, come ogni anno cerchiamo sempre di migliorarci e di aggiungere qualcosa di nuovo per coinvolgere sempre più persone, anche perché abbiamo luoghi fantastici in cui pedalare e passare una splendida giornata come oggi. Un ringraziamento infine a chi? Ringraziamento speciale va quest'anno al centro che ci ha ospitato, perché abbiamo cambiato location, va alla Nitro, al Club Nitro e all'Abitacolo Sport Sporting Club, che in questo fantastico e stupendo polo sportivo ci ha ospitato in una location favolosa per tutti i ciclisti e per le loro famiglie, che hanno potuto accompagnare i corridori e lasciare i bambini a giocare liberi. Quindi un ringraziamento speciale da tutta l'Arghiro. Extro offre servizi di finiture edili ad elevato contenuto tecnico e specialistico. Realizza tinteggiature per esterni ed interni, isolamento a cappotto, decorazioni come intonaco spagnolo, effetto cemento, stucco veneziano e spatolati a calce. Esegue rivestimenti di pareti in pietra ricostruita, in legno, in resina e applica carta da parati e stucchi in gesso. Grazie alla professionalità dei collaboratori e dei fornitori di cui si avvale, è in grado di adattarsi alle esigenze di una clientela molto vasta, dai privati ai grandi gruppi industriali.
Extro opera sulle province di Fermo, Macerata, Ascoli Piceno, Ancona e su tutto il territorio nazionale. Extro, arte, tecnica e colore. Ristorante della Carmela a Montegallo, frazione Uscerno, conduzione familiare da sempre, dove assaggiare i veri sapori della montagna. Ristorante della Carmela, siamo ai piedi del maestoso Monte Vettore. Le nostre specialità? Funghi porcini, tartufi, carne alla brace, formaggi e non solo. Ristorante della Carmela, ad Uscerno di Montegallo. Gradita la prenotazione al numero 0736 80 61 26. Ristorante della Carmela, ad Uscerno di Montegallo, dove i sapori sono di casa.